Oggi, per la prima volta, una giornata un pochettino piovosa, adesso è uscito un mezzo sole, ma stamattina pioveva e non è detto che poi continui a fare dei rovesci anche più tardi. Bene ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale di Saturn 5. Oggi avremmo dovuto documentare la quarta ed ultima tappa dell'anello del sentiero, appunto, dei mulini, quella da Castellinaldo fino a Magliano Alfieri. Purtroppo le previsioni meteo erano contrarie, di conseguenza ci limitiamo a fare una esplorazione di un bellissimo paesino del Roero. Ragazzi, parliamo di Somma Riva Perno. Siamo sempre solo passati attraverso sulla strada principale, ma non ci siamo mai addentrati nelle viuzze, soprattutto la parte alta vicino al castello. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di interessante. Ragazzi, è comunque un gran bel paese in mezzo al verde, tantissimo verde, foreste e tante belle ville. Buona visione! Ed eccoci in viaggio per Somma Riva Perno. Bene ragazzi, eccoci arrivati a Somma Riva Perno. Ci apprestiamo ad andare adesso verso il centro. Ragazzi, siamo partiti questa volta in ritardo, come dicevo, perché purtroppo ci sono stati dei temporali prima, e vediamo di andare in zona castello. Fiori dappertutto qua ragazzi, guardate. Non si capisce bene se il centro storico è già qua, no, storico no, qui è già un mezzo centro, quello storico più in alto forse. Ah ok, quindi qua dovrebbe essere il castello là sopra, no? Questa è una piazzettina, allora si passa, ah c'è un bellissimo ponticciuolo. Carina questa piazzettina. Ok ragazzi, ci troviamo in piazza Guglielmo Marconi e proprio qui abbiamo il municipio. Altra piazza subito sopra, piazza Monterin. Da questa parte la casa del Cristo, quella non manca mai. Che carino questo, bello questo qua, un vialettino che sale su qua. Naturalmente ragazzi, isola pedonale. Somma Riva Perno è messa tutta un po' sul Monte Cala, salite, discesine. In compenso panorami splendidi, perché vedete per esempio di qua tutte le colline del Roero, meraviglia. Vediamo adesso se lungo questo vialettino si arriva al castello. Là sopra sembra che ci sia un bel panorama, Hai visto quella roba rotonda lì? Magari ci si può accedere, bisogna vedere. Le palme, bello. Bellissimo qua. Altra piazzetta. Ma il castello, quella roba là sopra? Boh. Non sembra granché a vedere così, Dio fa roba da matti ragazzi, proprio questo il castello, Castello Mirafiori si chiama. Sarebbe bello vedere se si può accedere fino sopra, speriamo. Ragazzi, fa cagare il castello di Somma Riva Perno, non pensavo mai più, tenuto malissimo, tutto scrostato, i muri che perdono i pezzi. Poi abbiamo anche la... come si dice, le cose lì. Le veneziane, le persiane, anche lì in uno stato allucinante, una porcheria. Dai, schifo! Non è quello di
rispetto agli altri castelli degli altri paesi, ma neanche da paragonare. In ogni caso è chiuso perché ha due cancelli, forse anche qualcuno in più, ma deve essere privato, chiuso, non si può entrare, non si può accedere, ma non è tanto entrare, più che tutto sarebbe stato bello vedere là sopra che c'è dei punti panoramici, c'è tutto un muraglione da lì, sicuramente c'è un bel panorama, ma nada. Dopo aver visto quello di Guarene, questo qua proprio, non mi ricordo mai se questa merlatura qua col taglio in mezzo è guelfa o ghibellina. Via Vit e Manele. Questo che avete appena visto è l'Arco Sabaudo. Ancora in alto si vede un angolino di questo castello. Direi comunque una bella porcheria. Questo è l'ultimo pezzo di mura del castello. C'è una strada asfaltata in mezzo al verde che porta in discesa. Proviamo a sperimentarla. Quella via di prima portava da nessuna parte, questa è un'altra strada sterrata che porta giù in discesa. Nel frattempo vediamo sulla nostra sinistra le famose Rocche del Roero. Ragazzi, questa è una parete argillosa tipica. Ragazzi, quel bellissimo micio che avete visto si chiama Maine Coon, una razza che non ho mai sentito. In ogni caso prendiamo questa viuzza qua, via Aie si chiama, che porta leggermente fuori. Diciamo che sostanzialmente il paese di Somma Riva Perno l'abbiamo praticamente visto tutto, non è proprio niente di che, è carino, insomma la parte alta me l'aspettavo un pochettino più bella. C'è ancora tutta la zona di via Sappelletto con delle belle ville, ragazzi, però chiaramente l'abbiamo già documentata in tanti altri video precedenti, non so se è il caso di ripetere. Forse anche questa via Aie non è detto che porti in zona via Sappelletto, che è quella zona forse più bella di tutta Somma Riva Perno. Via delle Fragole, ecco, dimenticavo di dire che Somma Riva Perno è un paese famoso per le fragole. L'IFE, ragazzi, questa è un'azienda di frutta secca. Notare questa strana, più che strana, anomala recinzione intorno all'azienda, al capannone, tenendo conto che comunque non è una villa ma è un capannone. Arriviamo adesso, ragazzi, in zona Maunera, che è una zona attaccata al paese però un pochettino a parte, con belle ville, oddio sì, al momento sì, ce n'è di più belle. La zona di via Sappelletto forse ancora più carina, però qua c'è una zona che sale, dunque siamo proprio in via Maunera. Questa adesso è una zona molto bella, una parte alta, eccola qua. Bene ragazzi, abbiamo concluso anche questa documentazione di Somma Riva Perno. Mancherebbero ancora per completare tutto il paese, come dicevo prima, la zona di strada Sappelletto, che è poi quella che porta le località Giura, Cossola, che sono le zone in assoluto più belle di Somma Riva, sono un pochettino fuori dal paese. Oggi volevamo più vedere maggiormente il paese, quelle località le abbiamo documentate e riprese già in tanti, veramente tanti video precedenti. Come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video è stato di vostro interesse, mi raccomando iscrivetevi al canale, al prossimo video, ciao!